La Capitaneria di Porto è molto coinvolta perché questa settimana di eventi importanti per tutto il cluster marittimo interessa in particolare la Capitaneria di Porto. La Capitaneria di Porto è l'autorità amministrativa, l'autorità operativa che in Italia si occupa degli usi civili del mare, cioè si occupa di tutti coloro che sul mare lavorano o vi trascorrono il tempo libero. Ed è per questo che in tutti i temi oggetto di vari eventi c'è una partecipazione a volte anche abbastanza determinata. Proprio perché sono temi che coinvolgono le nostre attività. Noi siamo al servizio dei porti, dei marittimi, dei diportisti, come dicevo prima, al servizio di tutti coloro che sul mare lavorano o vi trascorrono il tempo libero. Uno dei temi, per esempio, è il monitoraggio dei fumi delle navi. Sì, questa è una questione molto importante perché investe sia la sicurezza delle attività a bordo della nave, ma soprattutto la sicurezza dell'ambiente, la tutela dell'ambiente. In particolare, con questo convegno che apre i lavori della settimana andiamo a pubblicizzare i lavori che sono stati portati avanti insieme all'ARPA negli ultimi 3 anni sulle navi di 3 armatori che scalano presso questi porti. Si tratta di rilevazioni che hanno determinato una serie di informazioni, di indicatori sulla base dei quali sarà possibile meglio lavorare per capire quali sono i migliori rimedi per abbassare il tenore di ossido di azolfo presente in questi fumi. Altro aspetto molto d'attualità è tutto il lavoro che si sta svolgendo nel Canale di Sicilia. Sì, terremo una conferenza alla quale parteciperò anch'io con un mio intervento. Io sono stato responsabile della componente operativa della Guardia Costiera nel 2014 e nel 2015 e racconteremo quanto impegno in questo momento la Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera, ma anche tutti gli attori presenti in quello scenario stanno portando avanti per fronteggiare per un'emergenza così grave, così pesante, che ha visto soccorrere in quell'area negli ultimi 3 anni circa 600 persone, cioè una quantità di persone pari all'intera città di Genova. Non dimentichiamo la tecnologia che sta alle spalle del vostro lavoro e che consente di rendere il porto di Genova all'avanguardia. L'ammiraglio Pellizzari farà un intervento proprio su questo tema, ma anche noi apriremo i nostri uffici, la nostra centrale operativa, i nostri sistemi informatici per far vedere a tutti come lavoriamo nell'area di controllo del traffico, l'area VTS, come lavoriamo col PIMIS, questo strumento che consente di effettuare lo sdoganamento in mare delle merci, cioè di velocizzare lo sbarco delle merci, l'importazione delle merci, e come lavoriamo in maniera innovativa, grazie a tutti questi sistemi tecnologici che ci sono stati forniti in questi ultimi anni e che hanno senz'altro implementato la sicurezza dei traffici marittimi. Siete un po', insomma, quindi il primo riferimento per tutti. Non c'è più il ministero a livello centrale, però ci sono i vostri uffici. Nel 1994 il Ministero della Marina Mercantile è stato soppresso. Le competenze di questo ministero sono state scorporate a livello centrale in altri ministeri, nel Ministero dei Trasporti, nel Ministero dell'Ambiente. Oggi anche nel Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e nel Ministero delle Risorse Agricole e Forestali. Però a livello periferico le Capitanerie di Porto, che erano prima amministrazione periferica della Marina Mercantile, ricompongono tutte queste competenze, cioè in Capitaneria trattiamo di argomenti di ambiente, trattiamo di argomenti di pesca, trattiamo di argomenti di demanio marittimo, di argomenti relativi al traffico marittimo, alla sicurezza della navigazione, cioè rimettiamo insieme tutte quelle competenze che a livello centrale oggi vedono interessati diversi ministeri. Di fatto in periferia siamo come uno sportello unico che mette insieme tutto quello che tanti ministeri oggi fanno per il mare e per i nostri porti.